Cosa hai negli occhi? Quell'uccellino ti ha ipnotizzato! Non dobbiamo guardarlo negli occhi per nessun motivo. Timothy è qui! È incantato! Non è più in sé! Sto malissimo! Si riprenderà, state tranquilli. Nel frattempo dobbiamo prenderci cura di lui. Il dottor Timothy si è addormentato con il telecomando tra le braccia, ma a me quel telecomando serve. Facciamo piano. Piano, 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 piano. Ma che... lo ha stretto! Ah, a me serve quel telecomando, ma non voglio mica svegliare il dottor Timothy. Riproviamoci. Proviamo da questa parte. Piano, 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 piano. Cosa stai facendo? Niente, 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 niente! Tranquillo! Farmi spaventare così. Mi serviva soltanto il telecomando e non volevo disturbarti. Tutto ok, torna pure a dormire. Io vado a guardare un film. Che vuoi farci con un telecomando? Quindi tu dormi, dormi tranquillo. Torna pure a dormire e non ti disturberò più. Perfetto, missione compiuta. Buongiorno ragazzi! Io sono Eri. E io sono Dominique. Pausa! Cosa stai facendo? E insieme siamo ed insieme. Insieme sì. Non posso ballare, vero? No, sei in pausa. Devi rimanere così. Sembra che tu stia suonando un pianoforte. Per quanto tempo devo rimanere così? E soprattutto, perché lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo per un motivo ben preciso. Ho una bellissima idea e ti spiegherò. E per farlo, quindi, nel frattempo, stop pausa. Io vado bene così. Così. Pausa, pausa, pausa! Basta! Non ti avevo sbloccato per farti ballare! Ti avevo sbloccato per spiegarti! Ora, ascoltami! Va bene, ti ascolto! Stop, pausa! Aia. Vi ricordate questo gioco, la Pausa Challenge? Con un telecomando puoi mettere in pausa l'altra persona e quella persona si bloccherà! Non potrà muoversi e dovrà rimanere nella stessa posizione finché con il telecomando non lo sbloccherai! Sì, lo ricordo bene, ci abbiamo già giocato, fammi vedere il telecomando. Bene, allora possiamo iniziare. Pausa! Perfetto, così resta ferma come potete vedere, ragazzi. Già. Stop, pausa. Ok, avevano capito. Pausa! Stop, pausa. Non c'era bisogno di questa pausa! Ulteriore spiegazione. Stop, pausa. Ah. Pausa! Basta, Eric. Stop, pausa, andiamo, dai. Pausa! Non mi ero neanche mossa. Stop, pausa. Fermati, dove stai andando? Non giocheremo noi due. Come di solito, giocheremo con il dottor Timothy. Cosa e perché? Abbiamo giocato un milione di volte col dottor Timothy, ma è sempre stato lui a sfidarci per qualche motivo cattivo. Ma per la prima volta nella storia saremo noi a sfidare lui. Anche perché in questo momento il dottor Timothy è strano, è stato incantato dal dottor Genio e noi lo stiamo ospitando in casa nostra finché non si riprenderà e noi speriamo tanto che si riprenda presto, così tutto potrà tornare alla normalità. È proprio strano averlo con noi in casa nostra. E io pensavo che magari giocando con lui, sfidandoci, che è una cosa che lui ama fare, potrebbe riprendersi. Questo magari lo potrebbe aiutare. Possiamo provarci, ma Dominique, ti ricordo che una sfida è pur sempre una sfida e vincerò io. Questo è da vedere, che sfida sia! Non resta che andarlo a dire al dottor Timothy, ovviamente lui non rifiuterebbe mai una sfida. Ma voi nel frattempo lasciate like qui sotto a questo video se siete curiosi di vedere come andrà a finire e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Andiamo da lui! La sfida è iniziata e voglio assolutamente essere io il primo a mettere in pausa qualcuno. E so già chi. Ho un'idea, andiamo. Via libera. Perfetto. E adesso aspettiamo che arrivi la nostra preda. Speriamo di dover aspettare poco. Eccola, eccola. Ha appena preso un bicchiere. Ci siamo. Sapevo che sarebbe successo. Pausa! Cosa? Oh sì, pausa Dominique, no, pausa! No, 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 Eric, dai, dai, oh. Dai, stacca. Eric, stacca. No, sta, Eric, stacca! Dai, ma se Eric, stacca, ti prego, stacca, stacca, sei
sempre che pulisce chi combina guai. È ghiacciatissima! Oh sì. Guardate quant'acqua, Eric! Un grado. Eric, ti prego, staccalo, ti prego. Vediamo. Ti prego. Ok. Stop. Wow. Dai, puoi anche bere se vuoi. Eric. Sì? Questa me la pagherai carissima. Continua a cadere. Ah, i piedi tutti bagnati e ghiacciatissimi. Però ho sete. Wow, Dominique, hai resistito. Io pensavo che non ce l'avresti fatta. Oh. Pulisci. Pulirò, sì. E quando avrò finito di pulire, saranno guai per te. Ora spostati! Non camminare sul bagnato! Come va, Dominique? Tutto bene? Sparisci! Ok, subito. Ho finito. Devo ammettere che Eric è stato abbastanza bravo. Se avesse continuato la pausa per un altro secondo, mi sarei fermata. Stavamo per allagare la cucina. Adesso devo pensare a qualcosa di altrettanto incredibile. Eric, preparati. Ma cosa? Potrei bloccarlo mentre gioca. Ma come faccio a convincerlo a giocare? No, qualcos'altro. Pausa! Cosa? Wow, ciao dottor Timothy. Vedo che hai capito le regole. Ok, quindi io devo rimanere qui, in questa posizione. Ok, posso farlo. Aspetta, dove vai adesso? Dove stai andando? Timothy? No, aspetta, cosa vuoi fare con quello? Che fai con quello? No, non farlo, non farlo, non farlo. È divertente questa pausa challenge. Dovremmo sfidarci più spesso. Vincerò, io sicuro. Ho paurissima. Sono finiti? Sono finiti. Che sollievo. Aspetta, dove vai? No, aspetta, da sto cieco ti devi sbloccarmi adesso. È stata una bella idea. Ok, stop, pausa. Bravo, dottor Timothy. Ho rischiato grosso. Siamo di nuovo soli. Torniamo a noi. Io stavo pensando a qualche idea geniale per far perdere Eric. E forse l'ho trovata. Lo colpirò nel suo punto debole. Il gelato. Eric, vieni un attimo. Mi chiama? Sì? Tu non hai fame, io sto morendo di fame. Sì, effettivamente sì, ma io ho sempre fame. Allora fermiamo un attimo il gioco e facciamo una pausa merenda. Che ne dici? Sì. Mangiamoci un bel gelato insieme io e te. Ne ho proprio bisogno. Dei zuccheri ci metteranno in forze. Grazie, Dominique. E tu? Io sto pensando a quale gelato mangiare. Ma tu comincia pure, vai. Ok, buon appetito. Mangia. È buono? Molto. Sono molto felice che ti piaccia. E allora pausa! Cosa? Sì. No. Pausa. No. Oh, sì, non puoi farmi questo. No, Dominique, non puoi farmi questo. Non puoi muoverti, non muovere quel gelato. Deve rimanere lì. Dominique, lì, non riesco a resistere. Sono a 10 centimetri da un gelato e non posso mangiarlo. Non riesco a resistere, lo capisci? Lo so. Proprio questo il punto. Non resisterai a lungo. E io sarò qui quando perderai. Forza, Eric. Stiamo aspettando. No, Dominique, no. Io resisterò. Resisterò perché posso resistere. Io non lo mangerò. Ma guarda quanto è buono. Al cioccolato e panna. Guarda. Lo vedo bene. Ti sta aspettando. Perché? Mi ha anche già morso da entrambi i lati. Perché mi hai messo in pausa mentre lo guardavo? Perché? Ma lo mangi? Sembra distrutto. È lui che è morbido. Ma non è giusto, Dominique. Tu mi hai ingannato. Mi hai ingannato e hai detto che facevamo una pausa. Una pausa. Ma no, tecnicamente no. È la verità. Stai facendo una pausa. Dai, Dominique, quanto vuoi lasciarmi così? Non è già abbastanza. No. Anzi, sai cosa faccio? Cosa fai? Io vado a cercare il dottor Timothy. Devo pensare ad una pausa anche per lui, mentre tu resti lì in pausa. Cosa? No, Dominique, non puoi farmi questo. Per quanto tempo mi lascerai qui? Non puoi farlo, ti prego, torna. Dominique, torna. No, sta succedendo quello che avevo proprio previsto. No, non scioglierti, non abbandonarmi adesso. Sono caduti già alcuni pezzi. Questo povero gelato sciolto. Resisti.
ti prego, io voglio mangiarti. Dominique, c'è un problema. Cosa stai facendo? Un povero gelato, lui è innocente. Lui cosa c'entra in tutto questo? Mi hai chiamato? Sta sciogliendo, devi stopparmi, io devo mangiarlo. Cosa? Di già? Oh, guardate, sta sciogliendo. E questi? Ti è persino caduto sulla mano. Wow, è fantastico. Scioglie prima del previsto. Bloccami. No, è troppo divertente. Resta lì, io ho una cosa da fare nel frattempo. Dottor Timothy, scusa, potresti venire un attimo qui? Devo dirti una cosa. Qui, nel salone. Dottor Timothy. Dottor Timothy, vieni un attimo qui. Vieni un attimo qui. Vieni, vieni qui che devo dirti una cosa. Qui, proprio qui dove sono io. Vieni, vieni qui. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Sì. Ti ho pregato. Ora sei in pausa e quello che voglio fare di te è una statua. Sarai una statua. Sì, sì, ti è piaciuto colpirmi poco fa, vero? Adesso rimani lì. Rimani immobile. Oh, ma che bella statua. Non avrei mai pensato di vedere una statua del dottor Timothy. Ma cosa sta facendo Dominique lì dentro? Non riesco a vedere bene da qui. Ma ora questa statua, abbelliamola un po', che ne dite? Tipo, questo dito sarebbe perfetto per un rotolo di carta igienica. Ti piace, dottor Timothy? È rosa, non è bellissimo? Che ne dici, ti piace? Che c'è? Hai deciso di non parlare? Stai facendo la statua a tutti gli effetti? Bravo, bravo, ma non potrei resistere per sempre. Continua ad abbellirti. Sai cosa sembri oltre ad essere una statua? Un perfetto poggiapanni. Ecco qua, così. Vi state divertendo, vero? Perché nessuno pensa a me? Perché? Questo qui, secondo me questo ti starebbe proprio bene, fidati. Lo mettiamo qui. Oh, ma quanto sei carino. Dominique, potresti bloccarmi? Io potrei aiutarti, sì, potrei. Ovviamente dopo aver mangiato. E anche un fiocchetto, direi di metterlo proprio qui. Perfetto, guardatelo. Ragazzi, penso che il dottor Timothy non è mai stato così buffo. Quindi, dottor Timothy? Non si muove però. Oh, oh, è successo? Beh, posso ancora mangiarlo? Lo lecco dal tavolo? Oh no, no, sta scivolando. Guardate la mia mano. No, dai. È disgustoso, molto disgustoso. Dottor Timothy, guarda che sei buffo. Molto buffo così, dottor Timothy. Non ti importa? Wow, che concentrazione. Io pensavo che si sarebbe arrabbiato e avrebbe perso. Ma in effetti il dottor Timothy ci tiene davvero tanto a vincere le sfide. E adesso cosa faccio? Dominique, ehi, ehi, vieni qui. Non è per il gelato, cioè, anche per quello. Ma ho un'idea, vieni. Dominique, ascoltami, vieni. È una cosa importante. Ma cosa è successo qui? È sciolto. Era prevedibile, no? È caduto. Si è spezzato. Povero gelato! Dai, puoi ancora mangiarlo. Guarda la mia mano. Non ti muovere, eh? Non ti ho mica sbloccato. Sono venuta qui solo perché mi hai chiamato. Hai detto che era importante. Quindi cosa c'è? Dimmi e fai in fretta, perché ho il dottor Timothy bloccato lì dentro, capisci? Sì, 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 sì. È proprio del dottor Timothy che voglio parlarti. Mentre lui è bloccato, tu dovresti provare a togliergli la maschera. Non riesco ad ascoltarti mentre sei in questo stato. Devi togliere la maschera al dottor Timothy. Oh no, 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 non stai prendendo la strada sbagliata, no. No, no, no. Wow, ho attraversato tutta la mano. Perché? Perché? Comunque ascoltami, togligli la maschera. Oh Eric, io non penso che me lo lascerà fare. Non si farà mai togliere quella maschera, ci abbiamo provato un miliardo di volte. Tu provaci, al massimo avrà perso. O nel migliore dei casi scopriremo finalmente la sua vera faccia. Hai ragione, è una buona idea. Vado lì dentro, tu resta lì, non ti muovere, resta lì. No, ti prego, liberami adesso, liberami. Io ti ho aiutato, liberami. Proviamoci, speriamo che non si arrabbi troppo. Secondo me, per renderti ancora più bello, potrei scioglierti un po' questo qui. Sciolgo un po' qui, non si scioglie, potrei allargare un po' cosa qui. Cosa fai? Che c'è? Questo non vale, no. Scusa, 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 è stata un'idea di Eric. Comunque hai perso. No, 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 no,
Il dottor Timothy è eliminato! Ha vinto! Adesso non resta che eliminare Eric. A proposito. Ah, tu sei ancora lì? Secondo te? Direi che può bastare. Stop, pausa. Oh, finalmente posso posare questo. Che c'è? Non si stacca. Non si stacca. Non si dovrei stacca. Andarti a lavare. E ovviamente questo lo pulisci tu. No! Sì, vale la regola di poco fa. Bene ragazzi, non perdiamo tempo e agiamo subito di nuovo. Ho già vinto contro il dottor Timothy, ma devo vincere la sfida. Andiamo subito di nuovo da Eric. Ehi Eric, eccoti. Il corriere è giù, mi ha chiamato al cellulare e mi ha detto che c'è un pacco per te. Per te, non so cosa sia, però ha detto che è pesante. Io so cos'è, io so cos'è. Sei, davvero? So, sì, lo aspettavo da tanto tempo, l'ho ordinato ieri. Tanto tempo? Ma se era ieri. Perfetto, vai, è sicuramente quello che aspetti. Scendi giù e vai a prendere questo pacco. Sarà fantastico. Ti accompagno? No, non c'è bisogno. Ok, va bene. Devo andare giù. Pausa! Cosa? Pausa! Mi hai messo in pausa? Sì! Mentre il corriere aspetta? Sì, no, aspetta, no. Cosa? Non hai capito? Il corriere non c'è. Come non c'è? Era per finta, ti ho messo in pausa al centro dell'ascensore. Quello lì che è divertente. Non è divertente? Sì che lo è. Dominique, sto bloccando l'ascensore per tutto il palazzo, sbloccami! No, resterai lì per un po', almeno che tu non voglia arrenderti. No, non voglio arrendermi, ma non voglio neanche restare qui. Oh, guardatelo, sembra una statua. Non sono una statua. Dominique, bloccami, dai! Dominique, bloccami! Ti prego, Dominique, ti prego! No. Sei tu che devi arrenderti. L'hai visto? Ops! Questo non l'avevo previsto! L'ascensore ti stava schiacciando! Ho avuto troppa paura! Forse dovremmo chiamare qualcuno per aggiustare questo ascensore. Non è normale! Non dovrebbe schiacciarmi, si dovrebbe fermare. Eric, ascoltami bene, io non volevo farti schiacciare dall'ascensore. Pensavo rimanesse aperto. Volevo lasciarti lì finché qualcuno non avrebbe dovuto usare l'ascensore. E tu ti saresti arreso. Ma adesso devo dirti una cosa. Che cosa? Hai perso! Cosa? Hai perso! Oh, no, e no, io no, ho no. vinto! Non ho perso! Ho vinto io! Mi stava per schiacciare! Io. Non ho perso! Hai perso lo stesso! Dovevo spostarmi! Che cosa avrei dovuto fare? Farmi schiacciare? Non è possibile! Mi dispiace, Eric. È stato il destino. Sono io la campionessa? No! Tu no! 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 Insieme! Insieme! Insieme!